fa un po' le bizze, fa un po' le bizze. Partiti. In vantaggio gettona manda davanti all'Edi Top, Catnip Fan, Linus Paulin, Don Giustino, Filomarina, Notte dei Desideri, Carol Blue Drive, San Medaglia d'Oro all'inizio della curva, prosegue in vantaggio gettona manda davanti a Filomarina, Carol Blue Drive, Catnip Fan, Lady Top, Linus Pauling, Notte dei Desideri, L'Arte Eccellente, San Medaglia d'Oro, poco prima dell'ingresso in dirittura, passa Filomarina, davanti a Gettona Mand, Carol Bull Drive e Linus Pauling. I cavalli entrano in dirittura, con Filomarina e Gettona Mand in vantaggio, davanti a Carol Bull Drive, Linus Pauling, Lady Top, Notte dei Desideri, Don Giustino, L'Arte Eccellente, White Flower, e in vantaggio lungo la corda fino Malina, attaccata a centropista da Carol Woodride, seguono Linus Pauling, Notte dei Desideri, L'Arte Eccellente, San Medaglia d'Oro allo steccato opposto, passa Notte dei Desideri, attaccata all'esterno da San Medaglia d'Oro, passa San Medaglia d'Oro davanti a L'Arte Eccellente, Linus Pauling e Carol Woodride, e in vantaggio San Medaglia d'Oro davanti all'Arte Eccellente Carol Bull Drive. E lo vedi cosa vuol dire aver fatto tante corse, essere stato sempre lì nel marcatore, le ultime due buonissime, San Medaglia d'Oro, insomma, per farla breve, Carletto Fiocchi ha messo il suo sigillo, ma noi dobbiamo adesso ricostruire una terna vincente, Piero. Aspetta che Piero ci sta dando la terna vincente. Allora, numero 2, San Medaglia d'Oro. Non ci piove, Piero, vero? No. Poi, al secondo posto, il numero 5, L'Arte Eccellente. Al terzo posto, Carol Wood Drive, che è il numero 8. 2, 5, 8, e la linea a voi.